L'anno scorso aveva debuttato al Carnevale di Fano con il suo carro che aveva conquistato tutti con Viva la Frida, Viva la Revolution. Anna Mantovani, carrista fanese dell'associazione Carnival Factory, anche quest'anno torna all'attacco con una sua nuova opera che verrà riprodotta nel vecchio carro dedicato a Gioacchino Rossini. La sua idea, ricordiamo il tema del Carnevale 2020, l'ambiente, è dedicata alle specie animali in via d'estinzione. Vita natural durante, il titolo del carro, dove un pipistrello, un lupo e un uccello vengono racchiusi in corpi di donna. E perché vengono rappresentati in corpi femminili? Noi siamo andati a chiederglielo. Secondo me c'è l'elemento naturale, la madre terra, il pianeta, non lo so, lo accomuno molto con una fisionomia femminile, no? Nel senso di accoglienza, di protezione, di benevolenza. Così. È un carro che rappresenta una fiaba che ho inventato io, che parla di animali in estinzione. Niente, praticamente è un rituale magico in cui questi animali si radunano per scongiurare la fine del mondo e decidono di ritrovarsi e di mettere in scena questo rito per vedere se riescono a risolvere qualche problema che l'essere umano non riesce. E quindi si incontrano, c'è una donna pipistrello che è il personaggio principale, una donna lupo e una donna uccello, si incontrano tra di loro e fanno questo rito. Dietro di loro compare l'aurora boreale, il sole, la luna e Venere che è tra le dita della pipistrella. Il resto non lo posso dire perché sarà una sorpresa. E niente, la domanda è: ce la faranno i nostri animali a salvare il pianeta?